Azione fuori! Interno, non è la cross parziale! Dai, basta con quella palla! Oh. Buono! Bello questo! Bello! Meno Pier, meno tiro! Gilberto, arrivando! Ti ricordi quanto ha fatto Gabriel? Allora, se non sbaglio 64. Beh, devo dirti che... Ma prima che inizi il video, ragazzi, vi volevo parlare di un oggetto che da quando mi è arrivato mi ha svoltato completamente il mio modo di lavorare. Sto parlando della FlexiSpot modello i7 Pro, che è una scrivania incredibile e rivoluzionaria. La prima cosa che noterete, ragazzi, nella scrivania i7 Pro è la sua robustezza e la sua stabilità, realizzata con materiali di alta qualità che può sostenere un carico fino a 160 kg, ragazzi. E inoltre è dotato di un sistema di regolazione d'altezza da 58 a 123 cm, permettendoti, grazie al suo motorino elettrico, di passare da una posizione seduta a quella in piedi. E inoltre, ragazzi, il montaggio è veramente semplice e intuitivo, quindi sicuramente non avrete difficoltà nel montare la vostra scrivania. La sto utilizzando da un paio di settimane, ragazzi, e mi ha completamente svoltato il mio modo di lavorare. Link in descrizione per poter acquistare la vostra scrivania, fatelo tutti quanti perché ne vale veramente la pena. Detto questo, proseguiamo con la nostra 100 pallone di Pierino. Let's go! Benvenuti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo episodio della 100 Palloni Football Challenge! Signori, oggi episodio di fuoco perché, come avete potuto leggere e intravedere dal titolo, abbiamo un ospite caldo caldo in cui molti di voi hanno citato e che erano curiosi di andare a scoprire che cosa avrebbe fatto in questa challenge. Quest'oggi sono curioso anch'io, mi raccomando, prima di andarvelo a presentare, anzi a ripresentare perché secondo me ormai già lo conoscete, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e un commento qua sotto sul prossimo ospite che volete. E a 500.000 iscritti farò uscire la mia 100 palloni football challenge come speciale 500.000 iscritti. Mi raccomando, perché solo grazie al vostro supporto ci possiamo arrivare. E come sempre, signori, vi lascio presentare l'ospite alla nostra conduttrice d'eccezione, Beatrice Bigoni. Vai, Bea! L'ospite di oggi non ha bisogno di presentazioni, infatti lo conoscete tutti. Pensate che è stato il primo a provare questa challenge 2 anni fa. Potrà aiutarlo? Potrà essergli contro? Non lo sappiamo, lo andiamo a scoprire adesso. Siamo qui con Pierino! Ciao ragazzi, scusa ma ero già focalizzato ai palloni. Eri già settato, il mindset. Ero già settato in questa sfida. Secondo te, quanto pensi di fare? Soprattutto, pensi di battere tuo fratello? Allora, io parto col presupposto che questa è la mia prima challenge, il mio primo video in cui torno in campo dopo l'infortunio. Come alcuni si ricorderanno, io mi sono fatto male a novembre e quindi sono passato un po' a fare solo il presentatore. Molti si saranno dimenticato del Pierino giocatore. Da oggi si riparte. Ti dico, il mio obiettivo quest'oggi è superare i 50. Non sono il Pierino di una volta, me ne rendo assolutamente conto. Per tornare quello di una volta serviranno ancora tanti mesi di riabilitazione, allenamento, fatica, insieme a Gilbert Nanà ovviamente. Presentiamo come sempre Andrea Cantinotti, il capo giuria. Ciao a tutti ragazzi, ciao Pier, ciao Bea, ben ritrovata. Allora, è una sfida abbastanza facile, ti andrò a spiegare qualche regola veloce. Hai un minuto di tempo per calciare i primi 30 palloni. Vabbè, sì, ci sta. Poi dopo il tempo sarai illimitato, potrai prenderti tutto il tuo tempo, avrai tutte le pause che vuoi, quello non c'è più un problema. Fino ai primi 50 palloni la palla non potrà rimbalzare, quindi il gol sarà valido solo se rimbalza dopo la linea. Okay. Attenzione a questo dettaglio, Dal 50esimo in poi la palla potrà rimbalzare. La regola aggiuntiva è che ogni 10 palloni fino appunto al 50esimo ci sarà un pallone un po' particolare che a noi piace chiamare pallone bonus. Ok, quindi presta molta attenzione. Che genere di pallone bonus? Lo andrai a scoprire nel corso della sfida, perché devo spoilerare. Bene, perfetto. Allora, Pierino, noi ci siamo e lasciamo la parola ad Off Samuel. Eccoci qua di nuovo, signori! Let's go! Sempre qui, cabina di regia più fresca d'Italia. Quest'oggi abbiamo uno che l'ha appena fatto in realtà questa challenge. Signori, pronostici, dai, al volo, dai. 64. 64. Da un infortunio io dico un 62. Io l'ho visto bello caldo, quindi secondo me ne fa 67. Belli alti! 67? Signori, secondo me Pierino quest'oggi farà 63. E con questo 63 direi che possiamo andare, no? Cristallo. Signori, allora possiamo accedere. Anzi, oh, facciamo parlare qualche duna qua. Vieni, ti nascondi. Ti nascondi. Responsabilità. Senza che il tuo fidanzato senta, secondo te? Quanto?
Secondo me 60. Io dico 60. Bene, 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 bene. E con questo ultimo verdetto della signorina più importante possiamo andare, let's go. Allora Pier, ci siamo, è tutto pronto. Mi raccomando, concentrato, serio, che questa è una sfida dura, Concentratissimo. Bravo, ti conviene, dai. Allora, tra 3, 2, 1, via. Possiamo dare inizio. Attenzione, di Rabona. Mamma mia, che giocatore. Mamma mia. Mamma mia. No. E allora, 13 secondi, Sì, a 15 secondi. 16. 20 secondi. Con calma, sì. Questo è importante. Quasi. 30 secondi. Traversa. Attenzione. 40 secondi, agli ultimi. Buono. 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 Traversa. L'ultimo. Traversa. Sono veramente uno sfigato, raga. Ma uno sfigato di quelli che i bulli l'avrebbero bullizzato tutti. Non è la crossbar, dai, basta con quella palla, oh! Allora, respira bene, che ti sento che il fiatone, respira bene. Io già il fiatone. Quanti ne mancano? È ripartito bene e stavi continuando bene di Rabona, complimentoni, ti devo dire. Secondo me non ha fatto malissimo, Hai preso queste due o tre traverse che ti hanno condizionato. Allora, non sei andato malissimo, nel senso, tutto sommato va bene, anche perché l'hai presa talmente tanto fera che sei andato di Rabona le prime. Sì, è avuto una sfortuna assurda sulle traverse. Quindi, su 30 palloni ne hai fatti 24, okay. Che non è male, perché ricordiamo che anche Fabio Di Mauro, se non sbaglio, dei primi 30 l'ha fatto 24 più o meno. Bene, ritmo di Mauro allora. Ora però, carissimo Pier, la palla non può rimbalzare, ma non hai limiti di tempo. Ok, ce la prendiamo comoda. E allora? Vedo tanti palloni molto vicini tra di loro, potrei chiedere aiuto al, al giudice. Basta chiedere. E allora? Quando vuoi! Bello! Bene! Molto bene! Palo, non è gol! Raga, io nella vita sono la persona che al mondo ha fatto meno palo e gol e traversa e gol. Se io becco palo, non sarà mai palo e gol. Così che... Buono! Gol! Traversa! Cosa vi ho detto? Che cosa vi ho detto? Traversa incredibile. Attenzione, rimbalzato fuori, forse fuori. Attenzione, buono questo. Dai, dai, dai. Buono! Oh, oh, linea, 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 oh, Samuel, onestà, Buono questo, non era scontato fare questo tiro perché la pallone bonus. Oh, attenzione, attenzione, ho bisogno, giudice, Marco Frigatti, grazie mille. Attenzione, fuori. Buono, bello questo, bel gol. Bel gol! Buona media, Bello! Buono! Clamoroso, signori, Traversa! Signori, io sarei il king della crossbar challenge di YouTube Italia. Peccato che il video non è quello. Bello! Bellissimo gol! Corretto, bellissimo. Attenzione! Oh! No! Allora, sul 50esimo si ferma qua, signori. Devo dire, ottimi tiri. Ho visto, mi è piaciuta questa, mi è piaciuta perché è stato frizzante. Hai dato quel brio in più a questa challenge. L'imprevedibilità dovuta alla mia scoordinazione. No, beh, non è vero, perché hai fatto dei tiri che non sono scontati. Grazie. Adesso record di traverse pali del format, potremmo dire. Sì, secondo me sì. Ci sono un po' di dubbi in questo giro, devo essere onesto. Allora, per quello che ho contato io, i due sospetti per me hanno rimbalzato o sulla linea o leggermente prima. E come abbiamo detto, il gol vale se rimbalza dopo la linea. Quindi, non vale la linea. La linea per me non conta. Quindi non te li ho contati. Spiegato pure qui. Al massimo dopo controlliamo, dopo video, come abbiamo fatto con Gilbert, e valutiamo. Va bene, giusto così. Quindi senza quei due, perché per me non sono gol, hai fatto 10 gol. Quindi siamo un totale di 34. Ok. 34. Vabbè. Comunque. Non è e mancano altri 50 tiri. Quindi io potrei potenzialmente fare 84. Sì. Beh, o rimanere a 34. O rimanere a 34. Hai dei consigli? Quali allora, che non mi hai dato te, li sto prendendo oggi.
Devi rimanere concentrato, sì. Non perdere la calma, perché se perdi quella è finita. Non andare di fretta perché hai tempo e niente. E io credo in te. Vogliamo un bacino? Attenzione! Dopo questa, raga, dopo questa non carica, tutti di più. Se ce ne sono 50 ne metto 60 adesso. E allora possiamo andare a scoprirlo. E allora 50esimo in poi. Andiamo a scoprire. Attenzione, gol! Prendila Ragnar, prendila! Buono! Buono! Può continuare così. Palo! Vabbè raga, io ho perso il conto, cioè non è possibile. Palo! È il video dei pali. Ha preso più pali di Gnabry in tutta la sua vita, oh. Yeah! Attenzione! Buono questo! Per continuare così. Buonissimo questo. Giudice! A rapporto. Faccia il suo lavoro, giudice. Posso fare i complimenti al giudice, perché con questo caldo non è facile star vestiti così. No. Bisogna far finta di nulla, ragazzi. Fate finta di nulla. Allora può proseguire. Oh, che schifo. Fuori. Questa è la spreca. Vediamo. Attenzione. Entra. È valido. Pensate in poi. Oh, attenzione. Oh. Mamma mia. Oh, che rischio. Che rischio. Buono. Adesso aumenta la distanza, eh. Vuole più forza. Buonissimo. Attenzione, gira bene. Gol. Sta mantenendo bene. Sta mantenendo bene. Buono. Sta mantenendo bene. Buono. Attenzione, signori. Buona, media, sino a qui. Bello anche questo. Ultimi palloni. Ci fermiamo. Attenzione. Buono. È buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Continua così, oh. Fuori! Ho fatto quasi gol nell'altra porta. Fuori, questo sprecato. No. Questo sprecato, hai l'ultimo sprecato, signori. Stavo facendo perfettamente, ho buttato gli ultimi. GoPro in piedi. Cos'è che ho preso? La GoPro in piedi. Ho preso la GoPro, cioè io questo merita almeno un più 3, sempre. Sto rispecchiando il Bologna in campionato. E ha fatto una stagione meravigliosa. Sì. Appena ha ottenuto il posto in Champions League ha fatto schifo e ha perso le ultime due. No, dai, a parte gli scherzi, secondo me stai andando bene, perché secondo me sei sulla media di Fabio. Se non di più, mi verrebbe. Ce lo dirà da dire. Il giudice. Se non di più. Giudice, prego. Devo essere onesto, non troppo male questo giro. Ho controllato prima anche i numeri che ha fatto Fabio. Sì. Questa parte qua, quindi dal 50esimo al 70esimo, hai totalizzato solo un gol in meno di lui. Ok. Hai fatto 14, che non è per nulla male, e ora sei a un totale di 48. Wow. Non è affatto male. Sin qui equilibrato, devo dire, la challenge, è equilibrato. Sì. Perché secondo me stai andando bene e stai facendo bene, ti puoi mantenere benissimo su questo standard. E no, secondo no, me. Ma mai accontentarsi. Comunque posso dirvi, sì. Al di là di tutto mi sto divertendo un sacco, è un piacere essere tornato in campo, mal che vada. Sono contento di essermi messo in gioco. E questo è l'importante, perché alla fine quello che conta è stare bene e divertirsi ogni tanto, anche quando si fa i video. L'importante è che anche questo format possa divertire, oltre che essere una challenge comunque sia riconosciuta. Io ripeto, lo ripeterò sempre, per me è un po' sottovalutata, perché si pensa che è molto più facile di quello che nella realtà è tosta e i partecipanti passati l'hanno dimostrato. Te la butto lì, prendere a caso uno dei tuoi spettatori per far vedere quanto questa challenge è difficile? Beh, potrebbe essere un obiettivo e potreste essere veramente... Potrebbe essere un'opportunità. Un'opportunità. Tu quindi che stai guardando. Tu che stai guardando, ma soprattutto tu che sei iscritto, se ti iscrivi al canale potresti partecipare a questa challenge. Quindi fallo adesso. E vieni adesso... qui e battimi. Vieni qui, batti Pierino e adesso andiamo a vedere che cosa farà d'ora in poi. Allora, attenzione. Meno Pier, meno giro. Calma. 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 Bello. Bello. Manteniti. Attenzione. Ha girato troppo. Attenzione, questo potrebbe essere buono. Ha girato troppo. Questo è buono. Gira centrale. Centrale. Molto bene. Molto bene. Sì. Questo è buono. Molto bene, buono, bello, bello, continua così, l'ultimo,
Attenzione, sprecato. L'ultimo lo sbaglio sempre. Non ti interrompo poi più. Giudice, dici solo al volissimo a quanto è arrivato adesso e poi proseguiamo veloci con gli ultimi 20. Sì, io vorrei riconfermare quello che è stato detto prima, che in realtà non stai andando affatto male, Non stai andando affatto male. Okay. Sei un totale di 53. Gilbert, sto arrivando! Allora, puoi superare Gilbert, probabilmente forse tuo fratello. L'obiettivo è quello, l'obiettivo segreto non dichiarato è quello. Che il fratello minore non può battere il fratello. Ah, dichiarazioni importanti. Come se Peter battesse off Samuel. Cioè, no, non esiste. Esiste. No, non esiste. E allora puoi partire. Dai. Bello. Attenzione. Mamma mia. Buono. Fuori. Mamma mia, raga, che tiro. Fuori. Che tiro del. Buona. Questo è buona. Attenzione, fuori. Calma. Dire non rompere il cazzo. Calma. Oh, ma che culo! Vedete? Oh, la ruota gira, prima o poi doveva arrivare. La ruota gira. E allora? No. Attenzione, sta girando. Cagata. Fuori. Lucido. Buono questo. Vedi, tante volte basta la semplicità. Tante volte basta la semplicità. No. Attenzione, fuori. Non è entrata. Questo è buono. E siamo quasi entrati nella lotteria degli ultimi 10. Mamma mia. Fuori. Buono. Bello questo. Forza, mantieniti, concentrato. Bellissimo questo. Bello. Quanto siamo? Non si può dire. Se continui così è fatta! Attenzione, Pierino, per raggiungere il podio! Mamma mia, attenzione! Oh, troppo! Dai Pier! Dai! E questo è il momento in cui i duri iniziano a giocare. Questo è buono! Gol! Oh, attenzione, la sprecata. Ultimi tre palloni. Questo buono. Ultimi due per fare la storia. Ultimi due palloni. Spreca. Questo è il più difficile, ma moralmente il più pesante. L'ultimo più importante. La consacrazione di una sfida. Di una challenge. L'ultimo! Signori! E c'è! L'ultimo pallone di questa sfida, signori! Pierino is back! Mamma mia! Facciamo entrare o non la parte! Parto dal dire prima la mia opinione. Sì. Secondo me hai stupito tutti. Sì, perché sì, la prima challenge al ritorno dal campo, sì, post infortunio tra l'altro comunque pesante, sì, e non del tutto ripreso. Secondo me hai fatto un risultato che ha stupito tutti quanti. Purtroppo lucido. Devo dirti che Fabio non l'hai superato. No. Va bene. Però c'era un altro molto vicino a te da battere, diciamo. Sì. Un parente, Gabri. Che se ti ricordi quanto ha fatto Gabri? Allora, se non sbaglio, 64. Beh, devo dirti che l'hai battuto con 65. L'ultimo! L'ultimo! Se ne sta andando. Attenzione! Torna a guardare Ninja Tarto la casa. Wow, quindi ragazzi, quell'ultimo tiro ha fatto la differenza. Quell'ultimo tiro ti ha svoltato. Tante volte nella vita è questione di quell'ultimo tiro. No, io contro Gunter, io ho fatto il culo. No, ragazzi. Ovviamente scherzo, dai, nel senso, e sono arrivato a uno sotto di J-Pata. E con due dubbi che sono da visionare. Perché se sono tutte e due dentro, Pala superi anche J-Pata. Non li considero neanche. Va bene. Fate voi le dite, ma io mi conosco, so la sfiga che ho, e quindi 65 me lo prendo. Va bene, dai, va bene. Ragazzi, bravo, complimentoni. Bravo. Facciamo complimenti a Pier. Grazie.
aver comunque sia avuto il coraggio di farlo. Non è da tutti, non essere al 100%, provare di farlo lo stesso e non trovare scuse, tra l'altro. Non trovare scuse. No. Grazie a te per avermi considerato, anche perché c'era il rischio magari che potessi non fare un buon risultato e quindi magari, non lo so, abbassare un po' le aspettative. Ti abbiamo messo alla prova. Invece mi hai messo alla prova e grazie a te mi sento anche più slanciato per tornare pian piano a giocare, quindi ragazzi, sto tornando. Ti aspettavi fosse più facile, più difficile? Pensi, secondo te, chi potrebbe fare bene? Allora, innanzitutto una delle challenge più divertenti che abbia mai fatto è una sfida mentale con se stessi, sei solo contro di te. Non c'è un altro avversario, non c'è portiere che tenga, sei te contro te stesso. È come guardarsi allo specchio. Io vedo molto bene un CR Spera in questo format, è un ragazzo che ho conosciuto e il suo forte è proprio il tiro e la precisione. Mi raccomando ragazzi, se volete anche voi CR Spera, lasciate qua un commento, lasciate like e iscrivetevi al canale, che è fondamentale per raggiungere 500.000 iscritti, se non l'abbiamo già raggiunti con questo video, perché secondo me questo video sarà una bomba. No, notare che Gabriel l'ha presa bene da in fondo. No, un po' scontento Gabriel, un po' scontento. Detto questo, ringraziamo anche Beatrice Bigoni, come grazie. sempre presente la nostra conduttrice Doc, e Andrea Cantinotti, l'assistente numero uno d'Italia. Signori, ci vediamo in un prossimo video, sempre caldo sul canale. Da Off Samuel è tutto, dall'MSP è tutto. Scrivetemi qua nei commenti che volete nel prossimo episodio. Let's go. Ciao.